ragazzi, oggi siamo tornati finalmente in un nuovo vlog, finalmente un nuovo episodio di Avventure Napoletane. So che questa serie vi piace, quindi ovviamente vi invito a lasciare tanti bei pollicioni in su qua sotto e magari scrivetemi anche nei commenti quali posti di Napoli vi piacerebbe vedere magari in un futuro episodio di questa serie. Oggi andiamo a fare shopping insieme alla mia migliore amica e avevamo anche un'altra missione che vi svelerò durante il video, ma che avrà fatto delle cose. Non vi svelo altro, vi auguro una buona visione e ci vediamo alla fine del video per i saluti. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Oggi voglio improvvisare un nuovo episodio di Avventure Napoletane, ma prima fatemi arrivare dalla mia amica e fatemi arrivare al centro. Era da un botto che non portavo un nuovo episodio di questa serie. In generale era da un botto che non portavo vlog, quindi sono molto contenta di tornare a farli. E sì, sto sempre andando a prendere la mia amica. Sempre importante igienizzarsi le mani, vai. Ci sta. Comunque siamo arrivati a Piazza Dante. Sì, quello laggiù è Dante. Ora siamo da Piazza Italia. Alla ricerca di qualcosa. E ti prendo. Stupenda, devo dire. Bellissima, florealissima. Pull and beer. Ora siamo da H&M. Niente, raga. Tutte maglie minuscole. Voi sapete dove me le infilo esattamente? Gemelline check. Raga, compriamo questo. Via Toledo. Bershka. Arriviamo. Abbiamo comprato alla fine. Andiamo a vedere giù. Non venite qui perché non c'è Caravaggio, c'è un certo Fergola. Ora entriamo qua. Sta cantando. Oggi abbiamo fatto compre. Piazza Plebiscito, arriviamo. Uno dei caffè più antichi di Napoli. Palazzo Reale. Però non so come. Potresti chiedere. Sei felice dello shopping di oggi? Finalmente abbiamo comprato. Ma stranamente ti stai facendo vedere in video, perché? Perché questo video non entrerà nel vlog. Ah, sicura? Sicurissimo. E non ci scommetteremo con c'è. Pullman sì, questo qua no. Abbiamo comprato roba da Alcott e Decendem, poi magari ve lo faccio vedere anche da se avete già visto. Da Bershka ci siamo, questo non abbiamo fatto il vlog, ho fatto il vlog in Instagram. Non l'abbiamo ripreso. Allora, sul sito sconti 50%, un sacco di roba, cioè vuoi fare un giro oggi? Vai, non c'è niente. Ma serio, là vicino non c'è niente, cioè non ce l'ha proprio gli sconti. Allora, questo non è un video contro Bershka, però quasi quasi lo diventerà. Perché ho smesso da comprare da Bershka. Ecco. Intanto la bellezza di Piazza Plebiscito. Mi insulta? Mi difendete voi o mi difendo da solo? Un piccione a bassa quota. Un piccione a bassa quota. Ma perché? Cioè, io non. Vabbè. Questo è suo scene. Chi? I piccioni. Questa parte di vlog non avrà senso, okay, quindi sarebbe anche nero. No, non la mettere. Raccontiamo la prima volta che Irene è scesa. È
le fece il regalo un piccione. Madò, che schifo. Comunque, non ve l'ho detto prima, ma stiamo andando alla ricerca di una spiaggia dove poterci andare a mettere a prendere il sole, perché attualmente siamo due mozzarelle. Tra l'altro, dovete sapere che noi siamo talmente organizzate che ormai ci siamo imparate, ci portiamo i bicchieri e carte e li riempiamo sotto la fontana. Ragazzi, this is the panorama of Naples. Il Vesuvio. Comunque un applauso a lei che mi sta sopportando. È Ottaviano Augusto Ondionanti comunque. Può dire? È stato l'imperatore più bello e più bravo della storia dell'antica Roma. E con questo badabam. Lungomare check. Tra l'altro, se mi sono dimenticata di dire, oggi è lunedì. Ragazzi, missione fallita, missione cancellata, l'abbiamo rimandata a venerdì. No, perché è rimandata. Perché è troppo tardi, sono le 6:30 e praticamente ci manca ancora tutto il lungomare, tutto da fare. Quindi abbiamo rimandato la missione a venerdì. Però intanto abbiamo fatto spesa, che già è tanto. Comunque questo è tutto, il lungomare con i ristoranti che arriva fin lì giù. E di là invece continua. E di giù ci sta la spiaggia che dobbiamo andare a vedere. Di qua. Il ritorno ce lo faremo all'ombra. Lei intanto tutta azzeccata. Lì giù sempre acqua bella. Quando è buono buono, se la spiaggia non c'è, ci mettiamo qua sugli scogli. Aspetta, fammi raccontare il fatto. Come? No. Ma quanto è bello! Io non lancio una bomboletta addosso. Mi sa che non l'ha preso tanto bene. No, raga, mi sento. Non ci posso pensare. Non è finita qua. Preferito fare lo stronzo di turno. Mi sento male. Non ce l'hai ancora nei capelli. Aspetta. Meno male che era poco. Girovagando per Napoli succede anche questo. Scioccata. Lei è ancora sciocco basito e scioccata libito. Riarrivati a Piazza Plebiscito. Ora si risale per via Toledo per andare a prendere Pullman. Risaliamo via Toledo. Siamo tornati nel punto dove sta Bershka e c'è pure Disney Store tra l'altro a fianco. Adesso andiamo a prendere la granita. Ritorniamo a Piazza Dante ad aspettare Pullman. Arrivate. Ci porta un 182 fra 10 minuti, speriamo bene. Siamo scesi dal Pullman, adesso sto tornando a casa, mi sono appena lasciata con la mia amica, ho preso anche il pane. Ragazzi, sono a casa, ma le conclusioni del video le facciamo domani perché adesso non sono nelle condizioni.
E niente ragazzi, questo è stato il vlog, spero che vi sia piaciuto. Ho cercato di renderlo quanto più compatto possibile, diciamo. Ho registrato tantissime clip, infatti erano circa 70 clip per un totale di 10 minuti di video. E più o meno penso che siamo su quella cifra, insomma, a livello di minuti. E ho registrato così tante clip giustamente perché non è che continuavo, facevo un vlog continuato, ma ovviamente ogni tanto staccavo, poi riprendevo e facevo varie cose. Penso sia uscito un vlog abbastanza compatto, credo abbiate capito tutto. Se volete sapere altre cose scrivetelo qua sotto nei commenti. E devo dire che secondo me sto migliorando parecchio con i vlog fuori casa rispetto a prima, perché comunque riesco adesso a parlare molto di più e me ne frego più del giudizio altrui. Man mano miglioreremo sempre di più, però per il momento ci accontentiamo così. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così state, lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!